Anzitutto, niente, sono appena usciti i risultati schiaccianti, diciamo, per la Lega, che si conferma al 33, il primo partito in Italia col 33%, ma anche, diciamo, con un primato in Europa. Sembra che, vista anche, diciamo, l'exploit della Le Pen rispetto a Macron, Orban, in Polonia addirittura l'estrema destra al 40%, sembra quasi che i sovranisti la stiano, diciamo, stiano avendo la meglio. Come si configura, diciamo, insomma, il conflitto e lo scontro tra sovranisti ed europeisti fino a questo punto? Beh, io in realtà, guardando i dati, in realtà questa avanzata dei sovranisti non mi pare che ci sia. Cioè, in Italia sì, l'Italia poi è un grande paese, quindi peseranno i voti della Lega. Però complessivamente presi, tutte queste forze arrivano su 180, attorno ai 180 deputati europei. Tutte le forze euroscettiche, sovraniste e così via. Per cui sì, aumentano un pochino il loro peso nel Parlamento europeo, ma ricordiamoci che fino ad oggi erano 155 parlamentari quelli di questi gruppi. Se arrivano a 180, anche 190, non è proprio una enorme vittoria. Per cui resteranno comunque nel Parlamento isolati. Adesso ha appena parlato Weber, il candidato dei popolari, confermando che il Partito Popolare Europeo, che comunque resta il primo partito, perdendo oltre 30 deputati, non farà accordi con le forze euroscettiche o antieuropee. C'è una solida maggioranza che in realtà le forze europeiste sfiorano i 500 seggi. Se mettiamo insieme popolari, socialisti, verdi e liberali, la somma dei deputati che hanno questi qui è sui 500, 497, 502, poi oscilla. Per cui insomma c'è una maggioranza solida di partiti europeisti. Bisogna vedere che accordo trovano tra loro. Adesso ci sono i liberali, la Vestager che si è già candidata a presidente della Commissione stasera dicendo che cercherà una maggioranza. Ecco, quindi secondo me queste forze ci sono, conteranno un pochino di più di prima, ma resteranno marginali, ricordando poi il fatto che soprattutto i partiti più sovranisti non riescono a collaborare tra loro, perché i partiti nazionalisti per definizione non riescono a collaborare con altri partiti. C'è un esempio, per esempio i 5 Stelle erano il gruppo con Farage, ma il 75% delle volte hanno votato come i Verdi, quindi cioè, non c'è proprio mancano le condizioni di base perché questi numeri possano avere un peso che comunque resterebbe piuttosto relativo, ecco. Ma quindi gli scenari di possibili alleanze a questo punto quali sono? Beh, la più semplice, diciamo, è quella tra popolari, socialisti e liberali. Non so se i socialisti saranno disposti a fare un'alleanza, però soltanto così, senza i Verdi, perché altrimenti sarebbe una maggioranza che si sposta un po' a destra. Comunque, poi sai, qui stiamo parlando di una maggioranza istituzionale, una maggioranza per eleggere il Presidente del Parlamento e poi, diciamo così, governare. Non c'è una maggioranza come nei parlamenti nazionali, ecco, questo ricordiamocelo. Però ecco, una collaborazione tra queste tre forze, forse quattro, mi sembra la cosa più naturale. D'altra parte lo stesso Guy Verhofstadt, il presidente uscente del gruppo dei liberali, ha detto un paio di settimane fa che avrebbero iniziato la discussione con questi altri, tra questi quattro partiti, ecco, quindi tenendo dentro anche i Verdi, che hanno avuto un notevole successo. Ora non so esattamente quanto, ma una ventina di deputati in più, pare. I Verdi hanno avuto un grande exploit, vabbè, in Germania, nel senso che hanno scalzato di misura, vabbè, l'SPD sta avendo un tracollo, insomma, vabbè, ma era già annunciato ed è quello, non so se condividi, ma è quello che parallelamente ha avuto il nostro PD, perché il nostro PD un po' per,
diciamo così, non inadempienza, però un po' per gli sbagli dei 5 Stelle, un po' per l'exploit di Salvini, è crollato di fatto, perché è al 20% contro il 19,1% dei 5 Stelle. Stessa cosa più o meno sta accadendo in Germania, dove se non sbaglio sono al 15% con l'Alternative für Deutschland che è al 10%, e poi c'è questo invece exploit dei Verdi, che è lo stesso per le liste ambientaliste finlandesi, che hanno avuto, diciamo, i partiti, diciamo appunto così, Verdi, l'ondata verde che era già annunciata da qualche mese, Sì. che di fatto si Ma è. guarda, l'onda verde appunto c'è stata, perché appunto ricordavi che è stata in Germania, c'è stata anche in Gran Bretagna, no? Hanno aumentato i seggi, c'è stata in Belgio, però non, sì, i socialisti in realtà in Italia sono andati male, rispetto all'ultima volta, ovviamente era al 40%, il PD adesso c'era al 20%, quello che avrà. Però sono andati molto bene in Spagna, sono andati bene in Portogallo, quindi sono andati bene anche qui in Belgio, è un paese piccolo. Non generalizzerei troppo, cioè c'è stato sì un calo dei socialisti, perché è evidente, lo dicono i numeri, però sono tutti dati un po' asimmetrici, cioè non è un calo generalizzato. Hanno perso in alcuni paesi più grandi. La Francia, per esempio, anche la Gran Bretagna, l'Italia, che sono, scusami, la Germania, l'Italia, che sono i paesi più grossi, anche in Gran Bretagna comunque hanno perso. E quindi questo porta al calo di seggi dentro al Parlamento europeo. Però ci sono altri paesi europei dove i socialisti non sono calati, anzi in Spagna sono addirittura aumentati. E, diciamo, sono stati un po', la sensazione è che sono stati puniti in generale in Europa i partiti che sono visti come i responsabili della gestione dell'Unione Europea in questi anni. E questo aumento, questa cosa importante c'è stata, di cui si parla ancora poco, dell'aumento della partecipazione, che forse addirittura supera il 50%, che vuol dire ci riporta a dati, sarebbe la più alta da 20 anni. L'unica volta che si superò il 50% fu 25 anni fa, addirittura. Quindi i cittadini sono andati a votare e hanno detto la loro, perché secondo me questo concentrare i voti sulle forze europeiste, adesso al di là i Verdi o i socialisti, comunque le forze europeiste hanno raccolto un sacco di voti, appunto dicevamo almeno 500 voti. 500 deputati, che è ampiamente più del 50% del Parlamento, 50% 376, quindi hanno avuto 130 deputati in più, che significa, mentre ci si aspettava l'ondata populista, in effetti l'ondata populista, sono andate a votare più persone, più europei, per dire no, l'ondata populista non ci interessa, facciamo una piccola onda verde, che in alcuni paesi è stata una grande onda verde. Facciamo un'onda liberale, hanno votato in Gran Bretagna, i liberali hanno preso un sacco di voti, li hanno presi in Francia. Cioè, visto il quadro europeo, tu puoi dire no, in Francia però sì, però non ci interessa la Francia, non ci interessa il singolo paese, anche perché il voto, come sapete, il voto europeo è un voto più ideale, più di sensazioni, di indirizzo, che è un voto soltanto sul proprio paese. Il voto dei cittadini si è concentrato su partiti europeisti. Questo, secondo me, è il dato più importante. Anche in Grecia Syriza ha perso, però ha vinto un partito che è impegnato con l'Europa, nella democrazia, è un partito europeista, mentre magari Syriza lo era un po' meno. Per cui, ecco, infatti la sinistra europea, che è meno europeista di questi altri blocchi, ha perso molto. Quindi, secondo me, il significato complessivo di questo voto è che è andato a votare più gente e ha deciso di votare, ha dato una chance, ha chiesto agli europei, ai partiti europei di andare avanti, e secondo me questo forte voto per i Verdi e per i liberali, che sono soprattutto quelli di Macron e quelli britannici, è un voto che dice rinnoviamo l'Europa con un'ottica europeista, però non con un'ottica sovranista.
anche se per la Gran Bretagna, insomma, il trionfo di Farage con insomma, il Brexit Party fa pensare molto meno, no, ad una, diciamo, ad una adesione a questa linea europeista che Ma guarda, dicevi. più che un trionfo di Farage, Farage aveva preso il 27% 4 anni fa, adesso sembra che abbia preso il 31%, quindi insomma Sì. sale di 4 punti, va Sì, però bene. per ora diciamo è il partito sicuramente È più noto. certamente il partito che ha vinto le elezioni, però se tu fai la somma dei partiti, degli altri partiti, dei partiti che chiedono un secondo referendum, oppure chiedono sia il secondo referendum sia sono contrari alla Brexit, superano il 50%. Perché se metti insieme i liberali, i verdi, i laburisti, il partito Change Europe, si arriva a più del, secondo qui siamo agli exit poll, ma insomma supera bene il 50%. Quindi c'è una maggioranza di cittadini britannici che, siamo nei primi dati, che dicono vogliamo rivotare, vogliamo ridiscutere questa cosa della Brexit. E una parte di questi sono sicuramente contrari, come i Verdi, i Laburisti, lo Scottish National Party. Ci sono, quindi la maggioranza dei britannici non si è espressa a favore della Brexit. C'è questa forte polarizzazione, sì, c'è in Europa si sta polarizzando, anche perché si sta riformando, stanno cambiando molte cose. Però ecco, non facciamoci prendere dal dato shock. Sì, Farage ha preso 31, cioè è salito del 4%. Però i laburisti hanno preso, i liberali hanno preso il 21, 22, sono saliti del 10, 15%. Cioè, io questo voto tendo a interpretarlo nella sua complessità, più che No, nel. alcuni dati sono eclatanti perché insomma il voto di Salvini non lo si vedeva insomma, dal trionfo di Berlusconi alle europee nel 94, per cui insomma il No, 33% aspetta, così c'è stato il PD col 40% 5 anni fa. senz'altro, no, però Però insomma. appunto il PD, per esempio, prese il 40%. Salvini ha preso 30-31. Quanto ha preso? Adesso non ho gli ultimi. Cioè, Salvini ha avuto un grande successo, è il primo partito, ma è lontanissimo da quello che fu il PD 5 anni fa. Chiaro. Anche se il successo c'è, è indiscutibile, è stato bravo Salvini a raccoglierlo. Però non ha toccato nessun record. Certo, se alleasse con Forza Italia potrebbe arriverebbe forse al più al 42, insomma, quindi sarebbe un voto, cioè sarebbe già un risultato netto, guarda, a quel punto, visto che si parlava di alleanze. Sì, Però però sì. è un voto europeo, non so se poi gli elettori votando in Italia Sì, no, voterebbero. certo, questo al di là delle europee. Quindi, vabbè, in sintesi, questo Parlamento come lo immagini? Come pensi che si possa per il momento disegnare proprio a livello di spartizione? Cioè, questi, vabbè, fermo restando che questi 376 seggi non se li aggiudica nessuno da solo, però, insomma, come lo immagini disegnato, distribuito? Beh, distribuito, la distribuzione dei seggi è quella lì che vediamo. E, appunto, ci sarà da cambiare qualcosa. Bisogna vedere in particolare il Partito Popolare Europeo, che è quello che ha posto sempre più ostacoli al cambiamento, in realtà. È il partito più realmente conservatore, sono un partito conservatore. Se il Partito Popolare Europeo riesce, nel Partito Popolare Europeo riuscisse a prevalere quella parte che invece è più per l'innovazione, che purtroppo quando c'è stato lo scontro tra Weber e Stubb, come spitzer candidato, Stubb era chiaramente il nuovo e Weber era più il vecchio, più verso la destra. Prevalse Weber, però nessuno ci crede, nessuno ci crede ancora di più oggi che Weber sarà Presidente della Commissione europea. C'è stato un messaggio, ripeto, chiaro dei cittadini per l'Unione, ma per un'Unione che sia rinnovata, che abbia anche priorità gestite diversamente, che sono quelle che per esempio hanno indicato i Verdi, che hanno indicato anche i socialisti. Per cui secondo me potrebbe uscire, poi sai, gli equilibri, capire chi sarà presidente è molto difficile in questo momento, gli equilibri si formano nella strada che si percorre, intendo. Dipende dalle personalità che si fanno avanti e dalle personalità che partecipano al dibattito.
Potrebbe esserci però questa, cioè, questa candidatura della Vestager, è una candidatura che ha del credibile, nel senso che non è troppo a sinistra, non è troppo a destra, è una donna, ha fatto bene come commissario europeo, cioè, è molto stimata e darebbe una sensazione di novità, ancora di più la darebbe Ska Keller, la presidente dei Verdi, ovviamente, perché è più giovane, perché non è mai stata in maggioranza, non ha mai avuto commissari europei, quindi il Partito Verde, diciamo, il partito pulito rispetto alla gestione passata. I liberali lo sono meno, perché fanno parte storicamente da sempre della Commissione europea. Non sono tanti i partiti, perché sono i liberali, i socialisti, i popolari nella Commissione, poi c'è qualcuno ogni tanto, ma insomma. Però è credibile che questa volta ci sia un segno di cambiamento e anche Vestager, che è comunque di centrodestra, che è una liberale, cioè rispetto agli schieramenti italiani è molto a sinistra su un sacco di cose, è una candidatura credibile sulla quale potrebbe coalizzarsi un consenso, sulla quale certamente inizierà una discussione, ecco. Vabbè, quindi vedremo. I liberali si diceva sarebbero stati un po' l'ago della bilancia delle alleanze possibili. A questo punto vedremo, no? Perché insomma. Sì, non so se sono l'ago della bilancia, sì, cioè, girare attorno a loro, adesso in questo momento riesco a fare a mente il conto dei Verdi, cioè se potrebbe esserci una maggioranza popolari, Verdi e socialisti, sarebbe forse troppo sbilanciata a sinistra per i popolari una maggioranza del genere, quindi la vedo difficile. Sì, certamente i liberali, soprattutto se saranno più di 100 parlamentari, sono chiaramente decisivi per qualsiasi maggioranza. Grazie Vedremo. Va bene, grazie Lorenzo, grazie mille. a te.